Buongiorno, Namaste, Assalamu alaikum. Oggi cerchiamo di prendere due piccioni con una fava e di imparare una cosa nuova in hindi e urdu e allo stesso tempo di dare delle informazioni, visto che tante persone mi stanno chiedendo quali possono essere i materiali di studio da utilizzare per imparare queste lingue, quindi libri, corsi, dizionari, eccetera. Oggi vorrei limitarmi a darvi delle informazioni sul materiale disponibile in italiano e non in lingue straniere, perché in quel caso lì dovremmo fare un video lunghissimo, perché c'è veramente tanto materiale disponibile in inglese, non sempre facilmente reperibile, anche in francese ci sono dei materiali. In italiano purtroppo la situazione non è così rosea, ma intanto impariamo una frase nuova. Vorrei insegnarvi a dire come si dice questo in hindi o come si dice questo in urdu, che può essere una cosa utile, oppure come si dice, non so, un certo oggetto. Per esempio, se io voglio dire come si dice libro in urdu, come si dice libro in hindi, eccetera. Vediamo un po'. Dobbiamo utilizzare, per poter tradurre questa frase importante, questa domanda importante che ci permette di parlare con persone di madrelingua, di farci insegnare parole nuove parlando con loro. Per poter formulare questa domanda abbiamo bisogno di utilizzare la costruzione con co, la posposizione co, vi ricordate, l'avevamo visto, significa a, è quella che ci permette di esprimere il complemento di termine. A chi? A che cosa? In pratica, quello che dobbiamo dire è a questo, in hindi, per esempio, come lo dicono? A questo in hindi, come lo dicono? A questo in urdu, come lo dicono? Ammettiamo che vogliamo chiedere il nome di libro, vogliamo sapere come si dice libro in hindi o in urdu. Allora, se il libro ce l'abbiamo, se abbiamo l'oggetto e vogliamo chiedere qual è il termine hindi o urdu per un certo oggetto, lo possiamo indicare, possiamo dire a questo in hindi e urdu, come dicono, cosa dicono? Se invece non abbiamo l'oggetto sotto mano, non so, perché magari vogliamo chiedere come si dice palazzo e non abbiamo un palazzo da indicare, possiamo dire a palazzo in hindi, cosa dicono? Questa è la costruzione che dobbiamo utilizzare e quindi ciò che vogliamo aver tradotto deve essere seguito dalla posposizione co. Adesso supponiamo, e ovviamente la parola che noi chiediamo in italiano la lasciamo così com'è. Quindi, per esempio, se volessimo dire come si dice libro in hindi, possiamo dire libro co, hindi me, kya kehte hain? Libro co, hindi me, kya kehte hain? Che cosa abbiamo di nuovo qui? Abbiamo il verbo kehna. Kehna. Il verbo kehna, che significa dire, riconosciamo il suo infinito, kehna, terminante in na, desinenza tipica dell'infinito, come are, ere, ire in italiano. La togliamo. Vogliamo dire io dico? Me, kehta, hun. Vi ricordate me, resta, hun, io abito? Me Milan, me resta hun. Me kehta hun, io dico. Tum kehte ho, voi dite o tu dici. Aap kehte he, lei dice, onorifico. Vo kehta he, lui o lei dice, egli o ella, lui o lei dice. Vo kehta he, o se è femminile, vo kehti he. Insomma, adesso non faccio tutta la coniugazione, comunque il verbo è kehna. Se lo vedessimo scritto, vediamo un po' se anche senza lavagna riesco a farvelo vedere. Effettivamente ci troveremo di fronte a una cosa del genere. Cioè, in traslitterazione avremo kahata, la seconda vocale breve non viene
pronunciata, e la prima, come nel caso di Rahana, Rehna, tende a trasformarsi in una E aperta, quindi Kehna, Mekhetahu, al femminile Mekhetihu. Kehte è un plurale, ormai cominciate ad avere familiarità con il fatto che il maschile singolare è A, il femminile singolare è I, il plurale è E, maschile plurale, femminile non cambia. Quindi Kehte, Kehtehe, dicono. In pratica noi stiamo chiedendo al libro in hindi cosa dicono, sottinteso gli indiani? Sarebbe un po' questo il senso della domanda. Libro ko hindi me kya kehte hain? Libro ko hindi me pustak kehte hain. Pustak kehte hain. Eh sì, in hindi al libro dicono pustak, perché effettivamente la parola squisitamente hindi per esprimere il termine libro, per tradurre il termine libro, è pustak. Mentre kitab è un termine più urdu, è usato normalmente in hindi, quindi non ci sono problemi, forse più di pustak. Però cominciate ad abituarvi anche a quest'altro aspetto. Hindi e urdu, queste lingue diciamo quasi gemelle, gemelle non homo eterozigoti, sono caratterizzate da questo fatto di condividere tantissimo vocabolario, non si sa bene. Non è sempre facile dire cosa è più hindi, cosa è più urdu, sì, certe volte non ci sono dubbi, però il più delle volte, potreste vedere dai dizionari, ci sono questi dizionari enormi dove per tradurre un termine italiano, per esempio, o un termine inglese che voi andate a cercare da una lingua verso l'hindi o verso l'urdu, trovate 12.000 traducenti. Come mai? Perché sono lingue ricche di sinonimi. Diciamo che c'è sempre per ogni espressione il sinonimo di origine araba, che è un pochino più usato in urdu, il sinonimo di origine sanscrita o pracrita, che è un po' più usato in hindi. E quindi, oltre al fatto che già queste lingue che hanno fornito il patrimonio lessicale a hindi e urdu moderne potrebbero avere diversi sinonimi. E quindi, insomma, veramente una grande ricchezza di lessico, secondo me superiore a quella dell'italiano. Quindi abituatevi a questo, a un grande sforzo mnemonico. Però se ne conoscete uno già potete farvi capire da tutti. Quindi non so se vogliamo dire. Non ho una chiave con me, volevo farvela vedere, ma possiamo fare la domanda. A chiave in urdu cosa dicono? Cioè, come si dice chiave in urdu? Chiave ko, urdume, kya kehte hain? Chiave ko urdume, appo malum he, chabi kehte he. Chiave in urdu, voi lo sapete, si dice chabi, chabi, l'avevo già nominata. Bene, e adesso veniamo al materiale di studio. Vogliamo dire come si dice dizionario? Dizionario ko, hindi me, kya kehte he? Dizionario ko, hindi me, shabd kosh kehte he. Shabd kosh, e adesso ve lo faccio vedere. Per esempio, misal ketor par, per esempio, ye shabd kosh hai. Dizionario ko hindi me kya kehte hain? Dizionario ko hindi me shabd kosh kehte hain. Ebbene sì, questo è un dizionario tascabile disponibile per chi voglia studiare un pochino la lingua hindi. Hindi italiano, italiano hindi, edito da una casa editrice, beh, la conoscerete sicuramente, ma non la voglio nominare, è tascabile, facilmente accessibile, lo trovate dappertutto. Io non condivido, è sicuramente un dizionario utile, soprattutto perché agli inizi, non condivido certe trascrizioni, certi criteri adottati per la trascrizione. È chiaro che la trascrizione o traslitterazione non è scientifica perché si rivolge a un pubblico molto ampio e che non necessariamente è andato all'università, ma a volte crea un po' di confusione. Comunque è sicuramente una cosa utile. E non è necessario conoscere la scrittura Devanagari, quella dell'Hindi, perché è sufficiente saper leggere la trascrizione, anche se la scrittura Hindi è un po' piccola. Invece, per chi volesse cimentarsi un po' con la lingua Urdu, ecco qua un altro dizionario, questo tra l'altro l'ho scritto io. Vediamo un po' anche come si dice dizionario in urdu, perché non si dice shabd kosh. Dizionario ko, urdu me, kya kehte hain? Dizionario ko, urdu me, lughat kehte hain. Lughat,
Attenzione alla parola Lucas, dizionario in urdu. È una parola di origine araba. In arabo, luha significa lingua in arabo moderno. È stato preso dall'arabo questo termine, è entrato nell'uso dell'urdu, in hindi non si usa tanto, si preferisce shabd-kosh, e la parola lingua si è trasformata e adesso significa dizionario, cioè a volte queste due lingue, hindi e urdu, hanno preso da altre lingue delle parole, però ne hanno un po' modificato il significato. Quindi, lughat, shabd-kosh. E ovviamente, quando avete il dubbio, potete dire dictionary. Per chi volesse qualcosa di un po' più impegnativo, esiste anche questa casa editrice famosissima, non la nomino ma l'avete visto benissimo, non di fare pubblicità, è un dizionario di Hindi un bel po' più grande. È stato scritto, è stato curato dal professor Ghanshyam Sharma, che era almeno all'uscita di questo dizionario lettore di Hindi presso l'Università di Venezia. È un dizionario medio, sembra tanto grande, ma in realtà non ha una grandissima ricchezza di lemmi. Ci sarebbe bisogno di un'opera di dimensioni maggiori. Chi avesse bisogno di fare traduzioni un po' più impegnative è obbligato ad utilizzare dei dizionari che passino per la lingua inglese. Comunque non è difficilissimo da utilizzare. Diciamo che c'è sempre una trascrizione un po' più scientifica, in quel caso lì assolutamente niente da eccepire. Sono molto soddisfatto del dizionario, e non può utilizzarlo chi non conosce la scrittura Devanagari, perché è molto difficile cercare le parole, perché sono ordinate secondo l'ordine dell'alfabeto Hindi, la trascrizione viene eventualmente dopo il lemma, e quindi bisogna saper leggere la Devanagari. Per quanto riguarda testi di studio, esiste questa grammatica Hindi un po' datata ormai, perché è uscita era uscita una ventina di anni fa, sì, esattamente 21 anni fa, è la grammatica Hindi scritta dalla professoressa Caracchi, che non so più, non ricordo più dove insegna adesso, credo nell'Università di Torino, e forse vi faccio vedere anche il titolo in Hindi, Hindi Vyakaran, Vyakaran è il termine che traduce grammatica in Hindi. Per l'urdu se ne usa un altro, si dice qawaid. Ovviamente per questi termini un po' più specialistici le due lingue hanno attinto alle rispettive lingue di cultura. Questa grammatica è molto difficile, non è assolutamente utilizzabile da tutti, innanzitutto perché niente è trascritto, bisogna saper leggere la Hindi. E è abbastanza complessa, quindi non la consiglio ai principianti. Per i principianti consiglio sempre, però è scritto in inglese, questo fantastico Hindi Urdu Bol Chal, vedete, qui c'è scritto Urdu in Urdu, qui c'è scritto Hindi in Hindi, è scritto in inglese, gli autori sono Mangat Bhardwaj e Gordon Wells, e è veramente ben fatto, livello elementare, però è spiegato in inglese purtroppo. Non è facilmente reperibile in libreria, ma lo potete trovare molto facilmente su eBay a prezzi veramente stracciati, e vi arriva in una settimana. È molto semplice, se masticate un po' di inglese potete studiare queste due lingue che vi vengono presentate insieme, con anche qualche nota culturale anche sul Punjabi, e tutto in trascrizione, una trascrizione un po' reinterpretata dagli autori, però tutto assolutamente in trascrizione latina, per cui non vi serve saper leggere e scrivere né Hindi né Urdu. Esiste un altro testo didattico per Hindi, uscito forse uno o due anni fa, per un'altra nota casa editrice italiana, è stato scritto da Giorgio Milanetti, che è docente di lingua e letteratura Hindi all'Università di Roma, con l'allora lettrice di Hindi presso la stessa università, Tania Gupta, sono stati i miei insegnanti, e non conosco questo testo, non l'ho ancora utilizzato, mea culpa. Non so, è uscito recentemente e non lo conosco, ma sicuramente sarà un testo pregevole, forse un po' più impegnativo, nel senso che credo che abbia un approccio un po' più serio e accademico, cioè insegnerà sicuramente la lingua partendo da zero, ma è un volume piuttosto consistente. Quindi questo, a quanto sia di mia conoscenza, è quello che è disponibile attualmente per il mercato italiano, tranne questa incursione su Hindi Urdu Bolchal. Sono molti più testi che
per chi utilizza l'inglese, però cominciano a diventare veramente una cosa un po' più impegnativa. Allora, buon ripasso con questa nuova domanda che adesso potete fare, cioè per esempio, casa con hindi me kya kehte hain? Casa con hindi me ghar kehte hain? Come si dice casa in hindi? Casa in hindi si dice ghar. Potete ampliare con questa il vostro vocabolario anche parlando con delle persone di madrelingua. Quindi buon ripasso, adesso avete un po' di informazioni sul materiale che potete utilizzare per lo studio. Ci vediamo la prossima volta. Firmilenge Hudahafiz.